Ciao a tutti ragazzi, benvenuti, bentornati sul mio canale. Come vedete oggi entriamo su Football 2024 per andare a provare un contratto mirato, il primo contratto mirato a 5 stelle che comunque sembra essere davvero molto molto promettente. Sto parlando appunto di Rodri che con build automatica fa 99 in game, però ragazzi bisogna un po' soffermarci anche come distribuire le statistiche, perché sennò viene tanto forte da una parte e meno forte da un'altra. Prima di andare avanti, lo sapete, quando l'aveste ancora fatto iscrivetevi al canale per non perdere i miei contenuti e mi raccomando lasciate sempre un bel like di supporto, perché sono strafondamentali i like per l'andamento ovviamente del video e di conseguenza anche del canale. Detto questo, io andrei a vedere Rodri come l'ho buildato in squadra e poi ci facciamo le canoniche due partite. Allora ragazzi, come vedete nella formazione Rodri fa 98, non fa 99. Perché? Tanti mi dicono: Genna, ma perché a me fa 99 e a te nel video fa 98? In questo caso magari 97 piuttosto che 98 in generale, quando ci sono delle carte che andiamo a provare. Ragazzi, è molto semplice, perché io non mi affido alla build automatica il 98% delle volte. Mi sa che ho detto 98, 97 troppe volte. Comunque vabbè, penso che si sia capito. In generale io preferisco buildarli a mio piacimento e Football ci dà la possibilità, rispetto ad altri giochi, di poter buildare un giocatore, una carta a nostro piacimento, in modo da poterlo completare dove comunque effettivamente poi mancano delle statistiche. In questo caso la build automatica di questo giocatore si concentra tantissimo sulla difesa e non ha senso, perché comunque lui diventerebbe tanto sbilanciato da una parte e veramente inutile da un'altra, perché sulla velocità davvero ha una pecca importante, aveva una pecca importante, e anche adesso con una build fatta da me è un giocatore che comunque continua ad essere molto lento, effettivamente molto forte difensivamente nonostante abbia tolto 2 punti dalla build automatica sulla difesa. Vedete comunque fa aggressività 94, coinvolgimento difensivo 92, perché c'è anche lo stile di gioco dell'allenatore che influisce in questo senso. Quindi bisogna essere anche accorti e bravi sotto questo punto di vista, perché è vero che poi qualche volta ogni tanto e Football ci dà la possibilità con delle campagne auto di fare il reset build automatico, cioè il reset build normale, scusate, senza usare GP, però a maggior parte dell'anno in questo senso le build automatiche, le reset build, scusate, sono a pagamento, quindi a pagamento nel senso che dovete utilizzare i GP. Come vedete anche dalla schermata, io sto giocando da PC, un mio iscritto mi ha lasciato una patch dove effettivamente ci sono le licenze, quindi come vedete c'è lo stemma del Manchester City. Io gioco con il Wolverhampton Wanderers, quindi come facevo ai tempi la Master League, che cominciavo con il Wolverhampton che aveva praticamente pochissimi giocatori forti, anzi nessun giocatore forte, e pian piano mi costruivo la squadra top. Comunque in questo caso anche Modric, vedete, ha lo stemma del Real Madrid, eccetera eccetera eccetera. Allora andiamo a provarlo in questa posizione, vi faccio vedere la build ovviamente, se no mi dilungo troppo. Io ho fatto passaggio 3, dribbling 3, destrezza 6, forza d'arte inferiori 9, forza in aria 3 e difesa 10. Pensate che la build automatica gli dava addirittura 12 punti sulla difesa. Magari potevo fare qualcosina in meno ancora per poterlo strutturare sulla velocità, però di un punto cambia veramente poco, quindi piuttosto che 70-63 accelerazione ho fatto 71-65 sull'accelerazione e velocità, ragazzi, sennò viene fuori veramente un giocatore troppo lento. È un mediano, non può fare assolutamente il CC anche perché non è veloce, quindi deve fare quanti meno viaggi possibili intorno al campo, perché altrimenti recuperare fa una fatica immane. Detto questo, comunque rimane forte, veramente molto forte come mediano, uno dei più forti in assoluto, perché io non ho avuto la possibilità di prendersi Vieira, Rijkaard. Io direi che questo è veramente un giocatore che si avvicina a quei giocatori lì, è assolutamente affidabile. Andiamo a vedere in game. Io comincio dalla divisione 4 con questo account e testiamo anche un pochino il gameplay del PC. La sera trovato, vediamo chi sia il nostro primo sfidante di oggi. Vi ricordo ovviamente ragazzi di passare sempre sempre tramite i link che vi lascio nella descrizione del video, dove c'è il link di Instant Gaming, dove potete acquistare gift card a prezzo scontato. Potete entrare a far parte del mio gruppo Telegram, dove siamo più ormai di 300 persone, e poi ovviamente se avete piacere potete seguirmi anche su Instagram, dove pubblico le build dei giocatori epici settimanali o su richiesta vostra. In questo caso tante volte con i contratti mirati faccio direttamente un video, così sono tranquillo e avete la possibilità di vederli anche in game testati, però qualsiasi cosa potete chiedermelo in privato anche su Instagram, dove cerco di darvi quante più informazioni
possibili. Detto questo, andiamo a vedere. Vedete che bella maglietta, ragazzi, stupenda. La maglietta del Wolverhampton è una cosa delicatissima. Ringrazio ancora una volta il ragazzo che mi ha lasciato la possibilità di avere questa patch. Allora, la squadra sta benissimo. Rodri ha la freccia verso l'alto, tenendo conto che questa settimana è forma fisica A, quindi bello pompato. Come vedete, ho beccato anche Modric queste settimane. Veramente un giocatore straordinario. Foden, attenzione, Foden è interessante da provare, riprendo questo giocatore visto che comunque anche lui sta benissimo. Lukaku, che sta benissimo anche lui. Insomma, la squadra sta bene, vediamo qual è il nostro avversario con un 4-3-3 classico. E niente, gioco contropiede veloce, andiamo a giocare questa prima partita di oggi. Dai, anche qua, questa è un'altra chicca con la grafica della Champions League. Pazzesca, veramente pazzesca questa patch. Per chi gioca da PC, ragazzoni, tenete conto che il ragazzo che mi ha lasciato questo bellissimo update comunque è nel mio gruppo Telegram, quindi qualora aveste piacere venite e nel caso vi lascerà tranquillamente anche la possibilità di avere questa patch. Comunque partiamo benissimo con giocatori palesemente bloccati e Messi che ha la sua prima occasione. Voglio cercare anche di incazzarmi il meno possibile perché mi sono stancato di farvi vedere sempre il lato brutto dello strano nerd e assolutamente basta. Ok, allora, che botto di lag, ottimo direi. Allora vediamo se riusciamo a equilibrare troppo alto. Dov'è Rodri? Costa curta ovviamente. Vediamo un po' come funziona il gameplay da PC in questa settimana, che mi ha detto essere diventato molto bello. A me è sempre piaciuto il gameplay su PC, ragazzi, perché poi essendoci meno utenza i server sono più liberi. Occhio perché vabbè, puoi farci veramente poco. Doveva segnare e va bene lo stesso. È già 2-3 volte che arriva lì, la squadra è completamente bloccata, non è un problema. Allora vediamo un po' di prenderci. Un po' lento passaggio, ovviamente scelto da lui, giustamente, ci sta. Sembra quasi che sta giocando contro uno di divisione 7, ci fate caso. Cioè lui fa quello che vuole e io lo guardo. Eccolo, che bottarella di lag anche qui, spero si sia vista, ragazzi. Ok, dai, vediamo di riprenderci un pochino perché insomma stiamo facendo molta fatica. Dov'è Rodri? Primo passaggio di Rodri. Totti ovviamente è bloccato, classico numero 10. E niente, guardiamolo giocare, dai, che ci sta piacendo tantissimo. Secondo tiro, ok. Belle bottarelle di lag che si prende, chissà da dove sta giocando il nostro amico. Oh. Ok, bravo capitano. Rodri fino adesso inesistente, ma il gameplay è un po' lento. Cioè, veramente molto lento. Niente, l'unico ormai che... Sì, CR. Bam! Iolè! 1-1, dai. Bella la meta del Wolverhampton, è veramente bellissima. Mi stavo tipo impappinando tutto. Bello, 1-1, dai. Secondo me anche un po' la connessione del nostro amico non è al top, anche perché io non sto neanche in live, quindi sono... Ecco qua, un bel kick effetto preso. Bravissimo, Koulibaly. Quindi sono tranquillo, non ho niente di acceso per appesantire la connessione. Quindi non so lui dove stia giocando. Io ho il cavo LAN diretto con un gigabit di connessione. Easy. Bello, bravo Teo Hernandez. Vedete Rodri com'è lento, raga. Proprio lento, lento, lento a prescindere proprio dalla situazione. Mi sa che non gli ho messo manco il difensivo. Attenzione che ancora una volta si presenta... Ho sbagliato io. E 2-1. Beh, questa partita qua sarà piena zeppa di gol, me lo sento. Comunque, primo impatto, Rodri, lento. Vediamo un po' anche nel corso della partita. Stiamo giocando contro un pro player assoluto, perché ho fatto qualche cagata io, però. Ma il gameplay è veramente troppo lento, Cioè, marcissimo. Ok, chi la passiamo? Bella Rijkaard, benvenuto. Non so perché, ma mi sta condizionando tantissimo il cerchietto sotto, mi dà fastidio. Inizialmente l'avevo messo per vedere effettivamente a chi passava il pallone, se era lui che sbagliava, invece quando sbaglio ormai lo ammetto comunque. Qui, ragazzi, è così.
No, deve stare davanti alla difesa, non si deve muovere. Tiro. Ragazzi, easy. Poi spero che il ragazzo mi scriva sotto nei commenti per dirmi se gioca da cavo. Voglio che sia onesto però, perché non è possibile giocare così. Cioè c'è un input lag di un secondo. E niente, Messi resiste a Rijkaard. O chi per lui, insomma. Io la quitterei sta partita, mi sa che proprio non la puoi giocare. E proviamo. Inesistente la squadra. Primo tempo davvero di una tutti passivi. Vada, vada, vada. Fa quello che gli pare. Mamma come sono tronchi. Lag ancora. Avanti. Due a due. Avevo detto che sarebbe stata una partita ricca di gol, Rodri. Ma forse anche un po' il gameplay che non lo aiuta, Rodri. Minchia, che passaggio, Rodri. Almeno il nostro avversario ti ha dato la possibilità di recuperare. Vai, Diego. Diego. Fallo. No? Sì. No, lui sposta il portiere. Lo sposta. Quindi potremmo provare a fare una roba calcolata, eh? Vediamo. Calcolatissimo. Quando vedo che spostano il portiere, bisogna fare queste magheggiate. Dai, bravo, bravo. Niente, non ha la Veronica. Pirla che sono io. Aia, 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 aia. Bravo Rodri. Cioè non è stato lui a fare l'intervento, però Genna non fa queste cose davanti alla difesa. Genna. Vai Teo. Mi sguscia via. Bravo Teo. E in mezzo. Easy. Va bene, non è un problema, dai. Per un passaggino tranquillissimo. Comunque sta attaccando tanto lui. Non lo vedete dove stia giocando. È vero che io sono uno scemo, perché il ragazzo che mi ha dato la patch mi ha anche lasciato la possibilità di guardare dove sto matchando con i server. Capace che sto matchando un server turco o qualcosa del genere. Sad. Non so se è italiano. C'ha lo stemma del Milan, però potrebbe essere da, potrebbe arrivare da ogni dove del mondo. Quindi vai capitano. Sì. Ma che cosa cavolo sto vedendo? Ah! Mazza Rodri, come sei goffo! Bravo. Bello il passaggio, capitano. No, avevo chiesto la finta di tiro. Vabbè, me l'ha preso. Fa niente. La partita è un po' lenta, certe cose non le riesco a fare a prescindere, ragazzi. Stiamo così. Comunque, ragazzi, è un editor molto completo questo, eh. Vi dico la verità. Fatto bene, secondo me. Veramente, complimenti a lui. Niente, troppo lento, troppo lento. Rodri, vediamo. Ok, tiro. Oh, mamma mia, lento. E quella è l'unica pack che c'ha Rodri, che proprio c'ha una ripresa lenta. Ma ovviamente tutte le versioni di Rodri hanno questa pack qua, ma ci sta il giocatore che è fatto in questo modo. E quindi può avere delle difficoltà sotto questo punto di vista il giocatore, la carta. Però di per sé mi sembra molto completa, è sempre presente davanti alla difesa. Adesso qua non capisco come sia possibile che sia passato così Messi. Col Messi qua è
è ultra mega buggato. È molto più forte, secondo me, complessivamente rispetto a quello del pack Argentina che mi ha fatto comprare all'inizio season. Questo fu il primo Messi Potu del 2024. Che fa 100, tra l'altro, senza booster. Vediamo cosa vuol fare. Quindi, ragazzi, coffetto, eh sì, coffetto, calcio d'angolo, mi confondo sempre, cazzo. Ok, fuori, occhio. Adesso era comunque bravino, dai. C'ho la squadra veramente che va, cioè va, è stupida, non mi prende i comandi. Sentite che continua a premere quadrato per spazzare via. Non lo prende, cioè non va, non prende il comando. Che è? Adesso vi posso confermare tramite questa cosa qua che la connessione del mio avversario è veramente scarsa. Ecco qua. Check. Check 102, tra l'altro. O sto provando a fare qualche cazzata questo. Dai. Gesem. Quanto mi gasa la maglietta del Wolverhampton Wanderers. Questo qua mi sa che ci cita la partita. Sta provando, secondo me, ad alterare la connessione per farmi quittare o annullare la partita. Purtroppo su PC queste cose si vedono ormai troppo spesso. Troppo spesso. Non mi voglio neanche più incazzare, ribadisco, non me ne frega niente, però l'onestà non c'è. Vediamo, Eh sì, ha provato anche prima. Secondo me proprio sta cittando, quindi. Vediamo. Siamo pronti a vedere la partita nulla. Fra, fai veramente schifo. Cioè, io perdo tempo proprio. Ma come che... Fai schifo veramente. Ma segnali di che cosa? Tanto non serve a niente, non serve. Cioè, sei scarso. Divisione 1 più falsa del mondo. E soprattutto sei una persona squallida, perché per cercare di non perdere le partite usi questi metodi bassi. Come la persona che sei tu. Primo avversario di oggi, quello di primo non lo considero nessuno. Andiamo a giocare contro Ataşspor. Bene, un altro. Ok, vediamo un po'. Questa prima partita di oggi. Allora, stavolta metto Romelu Lukaku davanti, ragazzi, perché è troppo importante Romelu che giochi quando sta così bene. Sapete quanto io lo adori questa versione. Non ho trovato l'altra della Roma, e quindi mi tocca giocare con questo qui, che comunque è una buona carta. Questa squadra completamente dispersiva per far sì che tutti i giocatori siano posizionati in tutto il campo, e direi di andare a giocare visto che lui è già pronto. Cosa potrà succedere in questa partita? Mi aspetto di tutto, mi aspetto di tutto da questo videogioco ormai. Infatti la connessione mi sembrava una merda quella di prima, comunque, detta sinceramente, soprattutto la connessione di quello di prima era veramente bassa. Io che mi metto, questo è un altro, ragazzi, dai. E niente, Maradona guarda col comando preso. Bellissimo, grande Diego. Ok, un altro giocatore che guarderemo. Ok, guarderemo giocare anche lui questa partita. Il giocatore non corre, ottimo. Tutti io li devo beccare oggi. Oggi è proprio il giorno dei cheater. Sono sempre lo sti cazzo di arabi, ho sempre. E niente. Bravo Rodri. Infatti è troppo basso, eh. Non lo bisogna mettere il pallone sulla testa, non... o farlo andare in profondità visto che è anche abbastanza veloce.
Ho visto Maradona che ha spostato Rijkaard di fisico. Perfetto. Neanche fallo per lui, cioè, clamoroso. Ah, la vediamo anche questa banana lanciata. E questa è una buccia di banana lanciata, ragazzi. Non si vedono calci di punizione che vanno magari vicino al palo e si vedono queste mozzarelle lanciate. Mamma mia, sposti un armadio. Che ce ne siete più piccolo rispetto a Lukaku. Bravo Rodri. Così. Lentissimo il gioco. Bravo Rodri. Molto lento però. Romelu. Va bene, dai. Lukaku con la 7. CR7 con la 20. Il numero CR7. Perfetto. Ciao. Ok, Koulibaly sul primo, perfetto. E Lukaku sul secondo. Ovviamente Lukaku non c'è. Viene contrastato. Giù ragazzi, è lentissimo il videogioco. Porco zio. Mamma mia. Ma come cazzo è possibile che sia passato? Bravo Rodri, così si fa. Ma devi cambiare direzione, come te lo dico io però, fratello mio. E niente, non ho preso il comando. Anzi, l'ha preso, ma non ha eseguito quello che gli ho chiesto io, la finta di tiro. Bravo, capitano. Allaga per Teo. Vabbè, lentissimo, però ci sta. Non so cosa dirvi, cioè. Game veramente marcissimo per questo. Cosa. Cioè, ma che cosa. Cioè, guarda, si è bloccato. Vi giuro ragazzi, cioè, succedono cose sempre contro loro, cioè, ma è incredibile, oh, veramente, ma una vita non c'è. Vabbè, ma basta guardare Maradona come sta stoppando il pallone. Vai, vediamo il circo, dai. Peppere, 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 peppere. Poi quei giocatori pesanti qua, con questo gameplay qui, non si possono manco vedere. Ma neanche Rodri, paradossalmente, si può vedere con questo gameplay, raga. Troppo lento, guarda come si muovono, cazzo. Guarda, guarda. Niente. Che lentezza disumana. Ma come fa a essere fallo su? Oh! Andiamo al secondo tempo, va. Andiamo al secondo tempo. Un'altra bella botta di lag. È giusto, eh. Ok, mi sembrava non volessi darmi il fallo. Stavo per spegnere tutto. Vedete un po' voi. Vai, Totti di sinistro come sempre, eh? Totti è forte di sinistro, deve andare di sinistro. Niente.
Rijkaard è stato trapassato dal pallone, ragazzi. Tiro. E vai con le connessioni arabe, vai così. Troppo. Ci puoi fare realmente poco, fischi. C'è un secondo di ritardo, fighi, che schifo di gioco. Che permette ancora sta merda di cosa. Non sa neanche dove sono le mani. Non sa neanche, ve lo dico io, non sa neanche dove sono le mani. Io così purtroppo non riesco a giocare. Mi dispiace. Ma è così. Un gioco completamente bloccato perché sto qua c'aveva la connessione wifi, arriverà dall'altra parte del mondo e la palla passa a chi cavolo vuole. Boh, arrivo a un punto alla quale io lì arrivo, ragazzi. Io lì arrivo. Guarda. Cioè, guarda qua che cazzo. Ma come faccio a giocare così? Vabbè, tutto trasparente, guarda, passano attraverso. Passano attraverso. Mannaggia la troia. Giocatori bloccati. Ma che schifo di game. Non ci arriva, guarda, non ci arriva. Va bene, Frankie, vai, continua ad andare dritto. Dal nulla la palla gli ritorna, dal nulla. Guarda. Poi non si può passare anche un po' di tempo tranquilli con questo videogame. Non mi ha preso il comando, guardate, raga. Adesso me l'ha preso. Gli ho chiesto di alzare le tacchette 3 volte. Ho dovuto premere per prendere il comando. Non posso giocare così. È veramente imbarazzante. Ma anche mostrare un video del genere. Però lo mostro perché è giusto così. Si vede la merda che è Konami. Cioè, guarda. Paradossalmente inutili. Goffo. Nel movimento goffo. Modric è goffo nei movimenti. Maradona non si gira, raga. Che schifo. Guarda. Se un altro, almeno vediamo che rimane in posizione. C'ha sempre quei movimenti belli. Niente qua. Quello si riesce a vedere e quello ci prendiamo. Di Rodri, anche perché non vado a fare altre partite. È veramente imbarazzante giocare con questa gente. Veramente imbarazzante, mi fanno schifissimo, ragazzi. Gente che ha queste connessioni qua e gioca. Io vi dico, questo qua se stava perdendo, prendeva e anche lui cittava, ve lo dico. Ve lo dico, eh. Perché sto qua sicuramente andava a cittare. Guarda, guarda come lento, ragazzi. Non si può giocare. Non so, cioè, è come se io fossi veramente uno scarsissimo per colpa loro. Devo togliere Luca per forza, devo mettere uno più veloce perché altrimenti non si va da nessuna parte. Togli Modric. E che cacchio metti? Non è che abbiamo molte alternative, eh. Un tra le linee. Tanto sarà lento anche lui. Cioè, non è che. E vediamo cosa succede. Ma tanto, sta partita è persa. E anche se la dovessi recuperare, fidatevi che succede qualcosa che è successo 20 minuti fa. No, tanto non succede. È troppo lento il videogame. Guarda, guarda. Sembra di giocare con gente che non sa fare 2 passaggi. Ma la gente è bloccata in mezzo al campo. Guarda, guarda che lag, guarda che lag. Schifo.
Guarda come ti recupera Konaté. Konaté su Ribéry, raga. Con la sigaretta. Con la sigaretta, raga. Niente, dai. Gente non corre, guarda, guarda, gente non corre, è lì che guarda la palla che va dritta. Sce, vai, devi andare incontro, dove cacchio vai? Ma dove vai, sceva? È un marciume sta partita, ragazzi, guarda qua. È marci... Ma io forse una partita così marcia, manco quella di prima con quel cheater di merda l'avevo trovata. Niente, oh, praticamente gli fa tutto solo la CPU, guarda. Gli copre, gli ferma, tutto fa. Cioè questo qua è con le mani tagliate eppure gli funzionano. Incredibile, veramente. Poi io vado fuori di testa, perché guarda che schifo il giocatore. Oggi impreco contro tutti, non me ne frega niente. Cioè, vedere gente così che vince fa male anche agli occhi e al cuore. Gente che magari è più forte e non riesce a salire per colpa di sti coglioni che hanno le connessioni bucate. Porca troia, oh. Niente. Godo come un riccio maledetto. Godo come un riccio maledetto, godo. Come un riccio maledetto. Vai a farti la connessione. Vai a farti la connessione. Godo se te la ribalto adesso. Te lo giuro, guarda. Ma è così. Mamma che arbitro di merda. Ma vai a fare in culo, vai. Ma vai a cagare. Faccio fallo perché c'ho ritardo nei comandi pazzeschi. Se te la recuperavo ti giuro che devo come un pazzo. Ma non avevo mai goduto così tanto. Ti è andato solo di culo che c'è la connessione dei papaveri. Ti ho detto solo quello. Ma beccatevi un po' che Murat Kanki. Ma chi è? Ma chi è? Ma dai. Cioè, vediamo il prossimo, va. Vediamo il prossimo con la quale andiamo a divertirci. Vediamo. Con le connessioni super Astral Stars. Vediamo. Ok, ultima partita. Anche perché mi sta venendo veramente da vomitare, ragazzi. Mi sta venendo veramente da vomitare. Lo faccio perché devo farne una pulita. Cioè non posso fare tutte partite sbagliate, storte, che vanno male, lente, dai. Non ci credo. Non ci voglio credere. Spero che sta partita almeno sia buona. Scopriamolo. Dato il pezzo iniziale perché comunque c'era l'inno dell'Inter. Quindi non vorrei che poi il video mi rompa le palle per il copyright. Allora niente ragazzi. È così. No, almeno questa è più pulita rispetto alle altre, cavolo. Dove vai? Ma dove vai? Ma fermati! Ma perché io parlo troppo presto? Non si ferma quando glielo dico io, cioè, ma dritto ancora. Continua a correre col pallone. Dai, frate, gioca, no? Che è successo? Oggi solo gente strana mi tocca beccare, eh. E niente. Bello. Bellissimo. Mannaggia a me che mi sono messo a giocare oggi, raga. Ho detto figo, mi voglio fare un weekend tranquillo dove non gioco. Poi ho detto cavolo, c'è Rodri, quasi quasi porto il video ai ragazzi. Porca puttana. Ma quando mai l'ho mai fatto quella roba qua io? Fadref. Anche questa partita lenta. Lenta. Becco sempre lo stronzo che non si alza. Oh. Chi è quell'infame che non si è alzato? Mannaggia la puttana. Bello culi. E niente. E questo qua va di testa. Mannaggia la miseria. Va di testa. Vai, bravo Rodri. Vai però. Romelu. Niente. Tira ancora. Niente. No. Ma tu cosa ci fai qua? Vai a sinistra. Mica fai come Roberto Carlos che ti mette a cazzeggiare. Vai a prendere. Mi è stancato, cavolo. Dai, All Star, su. Sono tiltato da prima, ragazzi. Cioè, due partite veramente fatte con connessioni da
Scusate, perché poi magari sembra che mi lamento anche qui, però cioè, oggettivamente uno vuole divertirsi e vedere sempre queste cose qua, fa vomitare certe volte. Vabbè, dai, questo qui non so cosa stia facendo, questo è un altro, cosa facciamo? Avevo chiesto sensazionale, non l'ha preso. Questo qua non so cosa vuol fare, vuole farmi perdere tempo, non lo so. Non so, mamma mia, che questo qua è lentissimo come connessione. Boh, gioca, non si capisce niente, sto qua. Niente. Niente, Dio santo, però Ribéry, mannaggia la miseria. Vabbè, ci sta, è lento come la merda, però. Ok. E niente, non. Proprio i comandi non li prende più. Maradona è lì. Ma non c'ha voglia, quindi. Leve troppo piccole. Poi Modric che cavolo fa? Non si può giocare oggi, veramente, non si riesce, c'è una lentezza nelle cose. Niente, fatoci il centro, ha fatto la cagata. Bravo Costa. Costa crociere. Mi raccomando, CPU, salvalo sempre. È importante che tu lo salvi. Mi raccomando, CPU, salvalo sempre con gli autoblocchi. Fallo perché è importante. Altrimenti sul 2-0 si rischia che lui magari quitta, visto che già non sta giocando. C'è Rodri lì, mi è andato a prendere Theo Hernandez, vabbè. Lukaku, cioè devi stare a. Mamma, è pieno di cittoni, ragazzi. Cioè, io non lo so. Pieno zeppo di cittoni. Non gioco, lo dico io. Questo qua, se già perde 2-0, c'è un casino, eh. Guardate bene. Niente, totti di merda. Niente. Bravo, Ribéry, siamo pronti? Andiamo a lavorare le miniere? Ci sta, dai, bravo Rodri. Andiamo, pronti, state pronti. Non si sa mai. Pronti. Continuiamo a muoverci. Bravo Rodri. Sì, ma non c'è nessuno che mi va a dare una mano, cioè la CPU non esiste. Movimenti assolutamente casuali. E niente. Nessuno ti ha chiesto magari il pallone, ma lo fai sempre. Totti, lo fai sempre. Ma perché ci sei sempre te, Rijkaard? Io perché ti devo svincolare, porca miseria. Guarda cosa succede!
Non prendi i comandi, ragazzi, non prendi i comandi. Non prendi i comandi. Non prendi i comandi. Stiamo chiesto di passare un altro, ma ovviamente la passa chi cavolo vuoi, ma che schifo, che schifo, mamma mia, secondo tempo. Se vi è capitato di vedere quello che ho visto anch'io, un bel bottone di lag pazzesco. Niente, bravo Rodri. Bravo Rodri, in maniera tutta scomposta. Ma ci siamo. Così. Continuiamo imperterriti a portare avanti questo videogame in questo modo. Altro che arriveranno giorni migliori. Devo prolungarlo ancora. Sistema di nuovo che non serve a niente, ragazzi. Avrei voluto Lukaku su PlayStation, però. E qua c'è questo che comunque va benissimo. L'altro comunque è forte, cazzo. Poi anche un bel body type, vi devo dire la verità. Di prima? Lukakone? Io qua. Vediamo un pochino cosa succederà perché ho paura. Concedetemi un po' di paura, signori. Concedetemela. Comunque non è male Rodri, eh. Non è male, 2-3 volte, nonostante la lentezza disumana dei match, si è visto comunque un buon giocatore, ovvio. Sappiamo che è macchinoso. Oh cazzo, ecco, no ragazzi, è diventato lentissimo, ingiocabile all'improvviso, cosa è successo? Peggio di prima. Perché è caduto in quel modo goffo? Mamma mia. No, stai, non ce la faccio più, cazzo.
Al capito. Bravo Rodri, bravissimo. Andiamo a schiacciare i tasti a cazzo di cane proprio perché tanto non prende i giocatori che vuoi. Troppato per il manuale, troppato. Raga, guardate qua che schifo, ragazzi, vi giuro. Vanno a una velocità. Ho sbagliato io. Palesemente più lento. Guarda che schifo, ragazzi, guarda che merda. A Romelu però dai, no, ho capito che sei lento, però fischia. Sono cose che dovessi... Ok. Io penso che con questa potenza qua poteva andarsene lui. Donnarumma con tutta la palla in porta. Perché era una setta e poi l'ha presa con una facilità disarmante. Che schifo di partita, raga. Mamma mia, pure questa. Mamma mia. Mamma mia. Io sto finendo le parole per questo videogame. Ragazzi, oggi è stata una giornata bruttissima. Ho vissuto forse su PC uno dei momenti più bassi. È stato un video... Lo so già che è un video brutto. È un video brutto, però non posso farne un altro. Perché sarà sempre la stessa roba. Ok? Il primo, un cittone del cavolo. Il secondo... partita laggava tantissimo, la terza uguale, bot di lag clamorosi e non può dipendere assolutamente da me perché ho una connessione, ripeto, 1 gigabit fibra, quello che volete voi, non ho problemi assolutamente visto che non sono neanche in live, quindi non si appesantisce niente, sono come se stessi da casa a fare nulla, quindi non è possibile che sia un problema di connessione mia. Qui è un problema di connessione degli altri, che non so se l'ultimo giocava a wifi, non so se effettivamente il primo è un infame, il secondo c'aveva una connessione ridicola o perlomeno non si poteva giocare. Allora, pregate di non giocare mai contro certi elementi perché veramente è un'esperienza devastante, orrenda, veramente orrenda. Comunque, detto questo, Rodri, nonostante la feccia che si è vista, quest'oggi per me rimane un giocatore molto molto affidabile. Secondo me ha un problema importante che è sempre stato per tutte le versioni di Rodri, che è la velocità, purtroppo non è agile, però la posizione la tiene che è una meraviglia e soprattutto non ha problemi a impostare, visto che comunque ha ottimi parametri di passaggio. La posizione di collante mediano è quella proprio 100-100, non può fare altre posizioni. Se vi posso dare un consiglio, mettetevi anche istruzione difensivo perché cercherà comunque di andare con il pallone girovagando per il centrocampo, ma il problema è che essendo lento farà molta fatica a recuperare e vi lascerà un solco davanti alla difesa e sapete essere davvero difficile poi dopo colmarla, visto che i difensori si ritroveranno cost to cost contro avversari tante volte veloci come Mbappé, Neymar, eccetera eccetera. Quindi vi consiglio di mettere il difensivo e di lasciarlo piantato davanti alla difesa e tenere vicino un onnipresente, un tra le linee che possano impostare barra difendere. Detto questo, come voto vi do un bel 7, fatto bene, uno di quei contratti mirati che comunque
assomigliano vagamente con il potenziale a quelli dell'anno scorso. Ottimo giocatore, ripeto, perché non ha gente come Vieira, Rijkaard, questo è ottimo ed è assolutamente da prendere. Detto questo, fatemi sapere cosa ne pensate, vi chiedo scusa per questo schifo di contenuto, perché comunque verrà uno schifo, lo so già, ma non dipende assolutamente da me. Vi auguro una buona giornata e come sempre un buon game a tutti. Ciao ragazzi.